Allora, per quanto faccia male questa cosa, ci sta facendo bene, nel senso che negli ultimi anni veramente, basti guardare appunto quel video di 2 anni fa, arrivo a dirti che se davvero non ce la giochiamo in Champions, la stagione diventa un fallimento. Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, come state? Era da un po' che mi stavate chiedendo questo video in particolare. Nei commenti continuate a scrivermi: Luca, secondo te chi è l'attaccante giusto per questa Juventus? Perché in più di un'occasione all'interno dei miei video continuavo a insistere e a sottolineare questa cosa. Alla Juventus serve un finalizzatore. Noi abbiamo bisogno di un giocatore in più in avanti, in grado di buttare dentro più palloni rispetto alla media o comunque rispetto agli attaccanti che in questo momento abbiamo in rosa. Anche perché penso che vada perfettamente in linea con un discorso inerente al rinnovo di Paolo Dybala e alla permanenza in rosa di Federico Chiesa. Lo stesso Allegri, ne ho parlato in un video su YouTube qualche giorno fa, sta sognando una specie di tridente. Ad oggi è Morata, il giocatore che deve fare coppia con Paolo Dybala e trio con Federico Chiesa. Ma vogliamo qualcosa di più, poi Morata è in scadenza di contratto, anzi in scadenza di prestito per quanto riguarda la Juve, e quest'estate 30, 35, 40 milioni, quelli che sono da versare all'Atletico, sembrano tanti, se non troppi, e probabilmente ad oggi, a queste condizioni, Morata non verrà riscattato, e penso anche che sia giusto non riscattare Morata a quel prezzo, a quelle cifre. C'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, completamente gratis, ragazzi, per capire poi eventualmente se a gennaio ci saranno movimenti lato Juve sul mercato proprio per l'ingresso di un attaccante, e vedremo se eventualmente andrò a indovinare almeno uno dei 7 nomi che ho deciso di fare all'interno di questo video. OneFootball gratis qui sotto in descrizione, anche perché appunto, ragazzi, non è solo l'attacco l'unico reparto da sistemare, c'è sempre il centrocampo, da lì non ci muoviamo e qualcosa potrebbe muoversi. Scaricate l'app. È proprio il rinnovo di Dybala che mi fa dire: scusate un attimo, noi stiamo rinnovando un giocatore che per forza di cose deve giocare insieme a una prima punta di ruolo e di peso, o comunque una punta brava a fare gol e a giocare di sponda, e non ce l'abbiamo in questo momento in rosa. E quindi ecco che ho deciso di mettere insieme, diciamo così, 7 nomi di 7 calciatori, 7 attaccanti, 7 bomber che potrebbero fare al caso della Juve. Lo dico subito, perché poi lo so che qualcuno me lo verrà a scrivere, ma giustamente nei commenti. Sono 7 nomi anche di giocatori grossi, inarrivabili, impossibili da vedere alla Juventus. Ci sono dei nomi veramente big. E non sono qua a dirvi: attenzione, secondo me era uno di questi 7. No, sono qui a dirvi: attenzione, questi sono giocatori con caratteristiche che secondo me si sposerebbero benissimo con quelle che sono le esigenze e le necessità soprattutto della Juventus adesso, è che con Paolo Dybala andrebbero a formare una coppia d'attacco fantastica, e poi eventualmente se si continuerà a giocare con questo 4-4-2 in fase di non possesso che diventa 4-3-3 in fase di possesso, un tridente fantastico anche insieme a Federico Chiesa. Quindi questo è, l'idea nasce da qua, non soffermatevi sui nomi e alla fine andremo a fare una riflessione particolare. Sono 7 giocatori possibili e o impossibili che secondo me la Juventus ad oggi starebbero molto bene. È diverso, è più un gioco, è un secondo Luca serve uno di questi, non la Juventus comprerà uno di questi. Chiaro? Ok. Ho deciso di fare delle slide in cui ci sarà appunto le caratteristiche del giocatore, tutti i dati del giocatore, il valore di mercato, la scadenza di contratto, il numero di partite in un determinato club, il numero di partite in una competizione internazionale con la Champions, insomma, vedrete tutto. Io non andrò ad analizzare i dati, ma sono visibili a schermo, andrò a raccontarvi qualcosa nello specifico di quei 7 giocatori e il resto lo farete voi. Io non voglio convincervi di niente, voglio solo confrontare le mie idee insieme alle vostre. Appunto per questo vi chiedo di scrivere qui sotto nei commenti altri nomi di altri attaccanti che potete vedere bene insieme a Paolo Dybala e sui quali investireste. Io non è che conosca proprio tutti i campionati, tutte le squadre, questa è una mia grande carenza, grave mancanza, ed è proprio per questo che chiedo il vostro aiuto. Iniziamo subito, ultima volta che ci blocchiamo, li ho messi in ordine di probabilità di arrivo alla Juventus. Il primo che vedrete è quello che secondo me è più probabile vedere con la maglia della Juventus, l'ultimo che vedrete è quello che secondo me è più improbabile vedere con la maglia della Juventus. Direi di aver detto tutto e partiamo subito con il primo nome. Mauro Icardi. Questo secondo me è il giocatore più probabile che possa poi essere effettivamente tesserato dalla Juventus. Dico così perché Icardi è la classica occasione di mercato.
Ricordatevi che l'erede di Cristiano Ronaldo non gioca ancora nella Juve. È vero che sono Dybala e Chiesa gli eredi veri e propri di Cristiano Ronaldo, ma quello che faceva Cristiano Ronaldo, scusate la ripetizione, è ancora da qualche parte là fuori. È un giocatore che indossa la maglia di un'altra squadra, si sta allenando con un altro team e scende in campo agli ordini di un altro allenatore. E la Juventus ha necessità di acquistare un giocatore che possa buttare dentro il pallone e che possa formare con Paolo Dybala una splendida coppia gol. Infatti in tutte le slide vedrete Dybala e Higuain, perché secondo me Dybala e Higuain è stata l'ultima vera coppia allestita per necessità tattiche. Due giocatori che si incastravano alla perfezione. Dall'arrivo di Ronaldo in poi è sempre stato tutto un altro ragionamento. Non è un caso che Dybala e Ronaldo non fossero compatibili, però avevi Dybala, c'era l'opportunità di prendere Ronaldo, era troppo grande per lasciarla scappare, ma si è andato fuori da quello che serviva all'allenatore, fuori da quello che serviva al campo. È un altro tipo di ragionamento. E da qui dobbiamo ripartire. Icardi, argentino, come Dybala, che conosce la Serie A, che è fuori dal progetto tecnico del PSG, che sta giocando veramente poco nell'ultimo periodo, anche se aveva iniziato magari con qualche gol e qualche partita da titolare, però Icardi è davvero la classica occasione. Potrebbe essere dato in prestito, potrebbe essere venduto, potrebbe essere svincolato, cioè qualsiasi tipo di possibilità che possa uscire da Parigi. Io non prenderei Icardi adesso, torneremo sempre lì. Quest'estate, al 28 di agosto, ci ho anche pensato per un istante, anzi mi avrebbe fatto pure piacere dopo l'addio di Ronaldo, ma era un caso di emergenza. In quel momento lì usciva Ronaldo ed ero consapevole del fatto che nella rosa della Juventus non ci fosse un attaccante appunto in grado di finalizzare le azioni da gol che poi andiamo a creare. E Alvaro ce lo sta facendo vedere, non può essere il centravanti, il bomber, l'attaccante, la punta titolare della Juventus. È un giocatore che ci sta che entri nelle rotazioni, ma il primo, l'attaccante di peso della Juve, non può essere Alvaro. E Icardi invece sicuramente ci ha fatto vedere negli anni di avere quel fiuto da bomber. Quindi questa estate, al 28 d'agosto, quando se ne va Ronaldo, io lo dico proprio tranquillamente, ci ho pensato. Mauro Icardi entra perché è la cosa più logica. Alla fine non è stato così. Mi auguro in realtà che a gennaio non vadano a prendere Mauro Icardi, non solo per quello che gli sta accadendo nella vita privata, ma proprio perché andare a prendere un giocatore che da qualche anno a questa parte è un po' altalenante, che ha uno stipendio alto, che non ha mai proprio veramente convinto come giocatore possibilmente da Juve, e inserirlo in un contesto, in uno spogliatoio, una stagione magari anche così difficile come quella della Juve, non so quanto utile possa essere. Comunque anche con Neschio abbiamo fatto un video insieme, anche lui ha parlato di Mauro Icardi. Quel video in particolare non è ancora uscito, ma lo vedrete presto sul canale YouTube. E quindi forse, se devo proprio scegliere, Icardi non è il nome che mi fa battere più il cuore, ecco, diciamo così. Poi, se all'ultimo giorno del mercato invernale, anche questa volta, saremo ancora lì senza un attaccante, e se Icardi sarà davvero il nome in uscita, tornerò a dire, oh ragazzi, Icardi ci potrebbe far comodo, però io voglio dire, se a novembre sai che ti serve una punta, inizia a metterti avanti per cercare la punta, per evitare di doverti trovare all'ultimo nel chiedere davvero Mauro Icardi. Ecco, questo è un po' quello che penso io. Dusan Vlahovic è un nome molto chiacchierato, devo dire la verità, mi stimola molto, è anche uno dei miei preferiti all'interno di questi magnifici, fantastici 7, è anche uno dei più probabili, perché comunque la situazione di Vlahovic la sappiamo, ci ho fatto anche un video di recente, vi invito ad andare a controllare quel video che è già online sul mio canale YouTube, trovate il link qui sopra nelle schede. Vlahovic, come potete vedere, è un giocatore molto giovane, che ha un valore di mercato un po' più elevato rispetto a quello che vedete qua a schermo, però la Fiorentina lo ha messo sul mercato, la Fiorentina è interessata nella cessione a gennaio. Io credo che ci possano essere delle possibilità per la Juve più a giugno che a gennaio, appunto, quando si deciderà se investire o non investire su Alvaro Morata, quando si capirà la posizione in classifica della Juve, l'accesso alla Champions oppure no, eventualmente se arriveranno offerte per giocatori importanti come De Ligt, come Chiesa, giocatori appunto da pagare, come Chiesa e come Morata, che sono ancora in prestito, Ken e Locatelli, abbiamo un sacco di giocatori che dobbiamo ancora pagare, che giocano alla Juve ma che dobbiamo ancora pagare, quindi forse a gennaio è un po' complicato tirar fuori così tanti soldi per Vlahovic, ed è quindi più probabile a gennaio l'arrivo di Icardi. A giugno rimane più probabile l'arrivo di Icardi, ma l'arrivo di Vlahovic non lo escludo categoricamente, proprio perché la Juve potrebbe avere delle cose sulle quali lavorare. E poi sono contento eventualmente di andare a prendere un profilo giovane che possa crescere insieme a Paolo Dybala,
e Paolo Dybala e Higuaín vanno a invertirsi, perché una volta Dybala era quello giovane, Higuaín quello un po' più anziano, stavolta Dybala dovrebbe essere il veterano e Vlahovic il giovane da crescere al suo fianco, ma anche qua secondo me si andrebbe a formare una buona coppia gol, e Vlahovic è un giocatore che ce l'ha fatto vedere in così poco tempo, ragazzi la porta la vede, anche se contro di noi non è stato magnifico, però appunto lo marcava Matthijs de Ligt, diciamo un giocatore difensore di caratura internazionale e che noi conosciamo molto bene, un giocatore molto forte. Questo nome vi stupirà, però era uno dei nomi che ho tirato fuori al 28 di agosto quando se ne va Ronaldo per diversi motivi. Intanto perché è un giocatore che la butta dentro e poi perché è un giocatore che gioca in ripartenza. Una Juventus che eventualmente gioca più in verticale con Immobile, Dybala, di gol ne andrebbe a segnare tanti. Il terzo motivo è che è CTP della Juventus, quindi non andrebbe nemmeno a occupare un posto Champions, tesserabile al pari di Pinsoglio e di Moise Kean, che tuttora sono nella rosa della Juve. Immobile è un giocatore che in carriera ha già fatto vedere tanto, centravanti titolare della nazionale all'Europeo, campione d'Europa, poi è vero che è stato forse uno di quelli che ha convinto di meno, però noi stiamo parlando di un contesto Juventus molto più simile al contesto Lazio di questi anni piuttosto a quello della nazionale, quindi una squadra che palleggia meno, una squadra che vuole mantenere meno il possesso del pallone e asfissiare l'avversario in questo modo, è una squadra che vuole giocare anche molto in ripartenza e che, ancora una volta Allegri se lo dice spesso, la Juventus è una squadra con dei giocatori che devono giocare in ripartenza. E Morata è molto bravo a giocare in ripartenza, però è un giocatore diverso dal Ciro Immobile. Immobile è molto più freddo e ce lo dicono le statistiche, ce lo dice la storia, ce lo dicono i suoi numeri, i suoi gol. Immobile è diventato il giocatore ad aver segnato più gol nella storia della Lazio. È difficile più che altro perché ha un contratto in scadenza nel 2026, al 30 giugno 2026. È anche vero che Immobile, dopo tutti questi anni alla Lazio, dopo tutte queste soddisfazioni che si è tolto con la Lazio, potrebbe dire voglio tentare gli ultimi anni di carriera in un'altra squadra e decidere di fare altre scelte di vita. Più che altro Immobile non è giovanissimo. E qua entriamo in un discorso che ci porteremo avanti con i prossimi nomi. Perché dico questo? Perché come vi dicevo prima preferirei un profilo alla Vlahovic da far crescere in modo che tu possa toglierti definitivamente il problema centravanti per i prossimi anni finché almeno non succederà qualcosa, che ne so, ne esploderà uno più forte, te ne troverai uno più forte in rosa, dovrai cambiare modulo, eventualmente verrà venduto, un sacco di cose che possono accadere. È anche vero che noi in questo momento in rosa abbiamo Kean e Caio Jorge, che sono di proprietà Juventus, per i quali quest'estate comunque, vabbè, più per Kean che per Caio, sono stati spesi quasi 40 milioni di euro. E quindi io capisco eventualmente prendere un giocatore un po' più vecchio che possa essere il titolare, perché lo merita, quindi per meritocrazia, ma che intanto vada ad alternarsi con gli altri due giovani in modo da farli crescere. Se vai a prendere Vlahovic fai la stessa cosa, certo, nessun tipo di problema, però dato che un centravanti è difficile secondo me trovarlo in questo momento, giovane, che possiamo prendere a poco, magari già a gennaio, che faccia tanti gol, la vedo più probabile con dei profili un po' più anziani e quindi accetterei anche 1, 2, 3 anni di un attaccante che viene a fare il titolare nella Juventus proprio perché ha delle caratteristiche in questo momento non abbiamo nella rosa, per poi valutare appunto gli altri profili giovani che abbiamo che nel frattempo devono crescere e quindi giocare, mettere minuti nelle gambe, consapevolezza e responsabilità. Quindi attenzione, perché questo discorso lo riproponiamo con i prossimi nomi. So che Immobile non è un giocatore che piaccia a tanti, però in una Juventus che gioca prettamente in ripartenza, sulle fasce eventualmente, immaginatevi Cuadrado da una parte, Chiesa dall'altra, Dybala dietro Immobile, Immobile che riparte. E poi se andiamo anche in verticale, Immobile unito davanti alla porta fa gol. Magari qualcuno lo sbaglia, sì certo l'abbiamo visto, ma tanti te li fa. E qua iniziate ad aprire gli occhi, a sgranare così e dire ma Luca ma cosa stai dicendo? Però c'è un però. Karim Benzema, quanti anni è che gioca al Real Madrid? Tanti anni al servizio di Ronaldo, Benzema che sta per fare 34 anni, Benzema che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023, Benzema che è stato identificato da Allegri come il giocatore perfetto, anzi il suo centravanti preferito in Europa per il modo di interpretare il gioco. Non è poco questo. E se il Real Madrid si ritrova con Benzema in scadenza di contratto e la voglia di tesserare sicuramente Mbappé al termine della stagione, ecco che potrebbe anche accadere che Benzema decida di fare un ultimo anno, un paio di anni, 3 anni, non so quanti saranno, da titolare in un'altra squadra in cui davvero sarà il centro del progetto, in cui sarà il trascinatore, in cui non dovrà più giocare ancora una volta per un altro calciatore o con cui non dovrà condividere, come sta facendo con Mbappé, in nazionale degli oneri e degli onori. Quindi io non la vedo così difficile la partenza di Benzema un anno prima della conclusione naturale del contratto,
proprio perché il Real Madrid intanto potrebbe monetizzare una sua cessione con qualche soldino e poi iniziare a costruire il futuro, dato che è da tanti anni che il Real non fa un vero e proprio colpo e potrebbe tagliare definitivamente il cordone con Benzema, Ronaldo, Sergio Ramos, i giocatori che hanno creato il Gran Real di una volta, e potrebbe aprirsi un'opportunità incredibile perché la Juventus cerca un centravanti. Allegri ha identificato in Benzema il centravanti ideale, è un giocatore anziano, questo è da dire assolutamente, però è uno dei top ancora al giorno d'oggi nel panorama calcistico mondiale e infatti dovrebbe arrivare addirittura terzo nella classifica al pallone d'oro. L'ho messo avanti come possibilità, nel senso che lo vedo molto molto complicato, però ci sono delle cose che mi fanno dire complicato sì, però la Juve ha bisogno di un colpo internazionale, un colpo ad effetto, un colpo che faccia una sorta di Ibra Milan per ridare energia a una Juventus e consapevolezza a una Juventus che da tanti anni in campo internazionale, nonostante Ronaldo, le sta prendendo di santa ragione. E Benzema è un giocatore che ha vinto in carriera e che ha giocato bene con Ronaldo, ha giocato meglio senza Ronaldo e che con Paolo Di Bala andrebbe a formare una coppia, ragazzi, mica da ridere. E se Benzema vi sembrava impossibile, Lewandowski vi sembrerà ancora più impossibile. Ma il discorso è sempre quello, il discorso è preciso identico a quello di Benzema. Abbiamo un altro giocatore, sempre anziano, un anno in meno di Benzema, ma col contratto in scadenza al 30 giugno 2023, e che probabilmente lascerà il Bayern Monaco. Ora, fermo restando che sia Benzema che Lewandowski, se ne andranno davvero dai loro club, non metteranno la Juventus come prima nella lista delle squadre preferite come volontà di andare a Torino, no, perché non è questo. Poi vi ribadisco, bisogna arrivare alla fine dell'anno e capire se siamo ancora in Champions, perché questi sono colpi da giugno, non da gennaio, ok? Forse solo Icardi e una piccolissima percentuale vi metto Vlahovic per gennaio, gli altri sono tutti da giugno, ma Lewandowski ce l'ha detto, lui vuole andarsene. Ci sarà sempre il PSG in mezzo a rompere le balle, ci saranno tanti club inglesi molto più ricchi della Juventus. La Juventus difficilmente riuscirà, questo lo dico adesso e che sia ben chiaro, a riconoscere degli ingaggi così importanti a Benzema e Lewandowski, anche perché sono giocatori anziani. Però ribadisco, nell'immediato futuro, subito dopo l'eliminazione con Sarri in Champions, con Lione, Agnelli dice: abbiamo una rosa troppo vecchia, cerchiamo di abbassare l'età media, cerchiamo di abbassare i costi dell'ingaggio e andiamo a trattare Suarez, voi capite bene che ci sono delle eccezioni a questi ragionamenti, come lo era Ronaldo, come lo è Chiellini, come lo sarebbe stato Suarez o Dzeko, dato che poi è stato l'altro profilo selezionato per essere il centravanti della Juventus, poi è arrivato Morata, un attaccante che ha caratteristiche diverse da Dzeko e da Suarez. Lewandowski potrebbe essere il colpo grosso della Juventus, e davvero provate a immaginarvi Dybala Lewandowski è una roba che, vabbè, chiudo baracche e burattini, perché sarebbe Dybala Lewandowski. Adesso sono già proiettato al fatto che davvero può accadere, percentuali di possibilità bassissime, però se non la butta dentro Lewandowski, chi la butta dentro? E non siamo ancora all'ultimo, non siamo ancora a quello impossibile, quindi vuol dire che il nome successivo sarà ancora più improbabile. Sesto, penultimo, Harry Kane. Perché dico che è più difficile di Lewandowski? Perché ha un anno in più di contratto, quest'estate è stato trattato dal Manchester City, ha una clausola di rescissione, un valore di mercato molto più elevato di quello di Lewandowski, è più giovane, è il capitano del Tottenham, non è ancora chiaro se vorrà rimanere oppure no, anche in nazionale ci ha fatto vedere delle buone cose, quest'anno è arrivato addirittura secondo, lo sappiamo bene, non mi ricordo poi chi ha vinto l'Europeo, ma questo me lo scriverete voi qui sotto nei commenti. È un giocatore che secondo me è troppo costoso per la Juventus, ma è un giocatore che andrebbe veramente a fare la fortuna della Juve. Io, tra l'altro, è un paio d'anni, tre anni, che batto il chiodo, il martello su questo nome, perché è un giocatore che ho visto giocare poche volte, ma tutte quelle volte che l'ho visto giocare, un'eleganza, una tecnica, una fisicità, una passione per il gol. Un giocatore che mi piace veramente tanto. Tanto, 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 tanto. Forse si abbasserebbe anche un po' troppo, perché lui è anche un po' regista per giocare insieme a Paolo Dybala, ma secondo me andrebbero a formare una coppia fantastica. Temo che sia un giocatore un po' troppo costoso per la Juve e quindi è in sesta posizione, giustamente. Il settimo è una bomba. E questo è il settimo e probabilmente ve lo aspettavate. Dico settimo, quindi più complicato, perché noi
abbiamo già avuto la nostra possibilità di tesserare Holland. Era il 24 dicembre del 2019 e io, appena uscito da lavoro, registravo un video per dire: ragazzi, attenzione, perché sembra proprio che abbiano trovato l'accordo Juventus e Borussia, 30 milioni di euro, anzi Juventus e Salisburgo 30 milioni di euro per l'attaccante norvegese a Torino, che arriva a fare la riserva di Higuain e diventerà l'Higuain del futuro. Proprio perché era palese, ma Higuain e Ronaldo in rosa, una certa, sarebbero stati da cambiare, da sostituire, bisognava essere lungimiranti all'epoca. Io non so come sia andata effettivamente questa storia, non so come possano davvero aver detto eventualmente, cerco di non essere deciso perché non so cosa sia accaduto sul serio, ma la voce che è uscita è che gli abbiano proposto l'under 23 a questo qua di giocare in Serie C, questo che veniva da 6 partite in Champions sotto gol, una roba del genere col Salisburgo, e che poi si vedeva, si valutava se essere titolare o no. Ora ha una clausola, sì, se vogliamo, di 75 milioni quest'estate, ma poi devi riconoscere il bonus alla firma, il bonus a Raiola, uno stipendio fuori da ogni limite logica del calcio. Questo credo che sia veramente uno dei pochi profili davvero impossibili. Harry Kane quasi impossibile, Benzema e Lewandowski improbabile, difficile, immobile, ci può stare Vlahovic, facilissimo Icardi. Ecco, se devo metterli su una scala, questi sono gli aggettivi, le descrizioni che andrei ad attribuire alle probabilità di vedere questi calciatori alla Juve. Impossibile proprio no, ma come sappiamo c'è l'1% che gira sempre, che poi magari porta fortuna. Dybala e Holland, vabbè, Dybala, Holland, Chiesa, è bello anche sognare, eh? Il canale YouTube è fatto anche per questo, per farci delle risate tutti insieme o per proiettarci verso sogni impossibili, davvero impossibili. Peccato, perché poteva essere, non è stato. Peccato. Ora, qual è il punto focale di questo discorso? Io vi ho messo 7 nomi molto conosciuti di giocatori che hanno già dimostrato di poter essere da Juve. È anche vero che sarebbe ora di iniziare a capire in anticipo chi saranno quei calciatori del domani che andranno a fare questa carriera. Appunto, Holland l'avevamo trattato e non l'abbiamo preso. Vlahovic lo seguivamo dalle giovanili della Stella Rossa e non l'abbiamo preso. Immobile era nostro e l'abbiamo ceduto. Icardi ci abbiamo pensato, ma non l'abbiamo preso. Ragazzi, va bene, ok. Allora però, intendiamoci, bisogna capirlo in anticipo, bisogna iniziare a essere anche un po' più coraggioso. Non dico in tutti i giovani, perché non è questo il discorso. Di Holland però ce n'è uno che ti fa vedere quella roba lì a quell'età. Io capisco l'iter, il processo, ma ci devono essere giocatori che escono dal discorso, dei giocatori che sono già pronti a qualsiasi età. E perché vi ho messo Paolo Dybala nel mezzo del calderone tutto questo tempo? Perché Paolo Dybala, se non è l'ultimo, è uno degli ultimi giocatori che la Juventus ha preso da una squadra di basso livello in Serie A o comunque del campionato di appartenenza, quindi di basso livello, che non aveva ancora esperienza internazionale, aveva giocato ancora poche partite, così, e che è stato veramente formato nella Juve. Come l'ultimo dal vivaio a diventare un giocatore davvero importante per la Juve è stato Marchisio, il penultimo Ken, ma secondo me, cioè ultimo veramente, ma non è proprio il giocatore importante ad oggi come lo è stato Marchisio, ci auguriamo che lo possa diventare. Di questo ne ho parlato in qualche video precedente sul discorso giovani, in cui commentavamo le parole di Allegri inerenti alla trafila di quello che è l'idea della Juventus per formarsi giovani. Però capite bene che ci sono dei giovani che sono sì giovani, ma sono già fenomenali, perché in campo fanno della roba che non ha senso. E quindi dobbiamo provare ad anticipare la concorrenza sul mercato, io non dico per tutti, però è possibile che ci ritroviamo qui a dire Benzema, Lewandowski, Immobile, Harry Kane, Icardi, sono nomi che girano da quanti anni è che girano questi nomi? Gli unici due davvero giovani sono Holland e Vlahovic in questi 7. Per quello che vi dico, Vlahovic è uno dei miei preferiti, è giovane, è di prospettiva, ci ha già fatto vedere alcune cose, può crescere tanto, quello è il mio preferito forse, lì in mezzo va, il mio preferito è Holland, ma lo sappiamo, è impossibile. Ed è per questo che chiedo a voi un aiuto. Scrivetemi qui sotto nei commenti se conoscete dei giovani, dei giocatori che vi hanno particolarmente impressionato durante le partite che avete visto e che secondo voi saranno i re dei bomber del domani. Perché Holland è un'eccezione, è vero, Vlahovic è un'eccezione, Mbappé è un'eccezione, però ce ne sono tanti altri che magari anche solo si avvicinano a quell'eccezione lì e che sono sopra la media rispetto a quelli che invece devono fare il percorso.